Ora questo mi viene in mente che la forza è un sacramento cristiano, perché ovviamente non è altro che un amore fortemente inesauribile che assumete responsabilmente il momento del matrimonio. Pertanto vi chiedo di unirvi di esprimere davanti alla Chiesa la vostra intenzione. Se la gente cercherà il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevole del significato della vostra decisione, siete disposti a seguire il matrimonio da marzo, figlio e l'altro, e l'altro, e l'altro, e l'altro, e questa terza è quasi un dire che abbiamo. Siete disposti a dare figli con l'uomo, quali di Dio con l'avvocato, con il campo si può permettere di Cristo di Dio. Io Domenico accolgo te, Valentina, come mia sposa, con la grazia di Cristo, permette di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Valentina accolgo te, Domenico, come mio sposo, con la grazia di Cristo, permette di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Signore Onnipotente, misericordioso, confermi il consenso che viene manifestato davanti alla Chiesa e viene ricordi della sua benedizione. L'uomo, al modo di separare ciò che è Dio. Valentina, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Domenico, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Di salvezza ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore.
che vive e regna nei secoli dei secoli, rinasca la nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ad ogni invocazione ripetiamo: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, Signore. E ora benedici quest'acqua per il battesimo di questo bambino che tu hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino e padrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve il dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa della quale vostro figlio viene battezzato. E ora siamo tutti chiamati a rinnovare le nostre promesse battesimali. Noi le facciamo a nome nostro, i genitori, il padrino e la madrina, anche a nome di Alessandro. Rinunciate a Satana, rinuncio, e a tutte le sue opere, e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Volete dunque che Alessandro riceva il battesimo nella fede della Chiesa che insieme abbiamo professato? Sì. Alessandro, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede ad ogni gloria di Dio Padre per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso la messa continua e il Padre nostro e la benedizione saranno per te. Mi sono trovato di battere un matrimonio. Nonno Pasquale, nonno Gaspare, stasera dovete tenere i bambini? Ma stasera i bambini nonni, ok.
Grazie.